Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana accogliamo la richiesta di una telespettatrice di Cilento Channel, della nostra rubrica, che richiedeva di approfondire le caratteristiche nutrizionali di un frutto che sta raccogliendo proprio in questo periodo nel suo giardino. E parliamo appunto della melagrana. La melagrana, in realtà con questo termine si riferisce più correttamente al frutto, ma in realtà generalmente si tende a parlare di melograno sia per quanto riguarda l'albero che per quanto riguarda il frutto. La melagrana è un frutto, possiamo definirlo antico, da sempre conosciuto, simbolo di abbondanza, longevità, fertilità. E era molto consumato fino a tutto l'Ottocento, poi ha subito un po' a torto una sorta di oblio per tornare molto di moda negli ultimi anni, grazie soprattutto alla diffusione del suo succo. Il frutto della melagrana, per meglio dire, delle bacche, sono appunto derivanti da una pianta cespugliosa che è originaria della mezzaluna fertile, quindi tra Mediterraneo e Medio Oriente, che produce dei fiori di colore rosso acceso e i frutti che maturano proprio in questo periodo, diciamo nel mese tra ottobre e novembre, sono caratterizzati dall'avere una corteccia esterna molto spessa, coriacea, quindi una colorazione che può andare a seconda delle varietà da un rosa, rosso oppure più tendente al marrone, e all'interno contenente molti grani di un colore rosso rubino, che possono variare di numero da 200 anche fino a 1000 e 1500. Il nome probabilmente deriva dal latino perché la forma ricorda un po' quella di una mela con all'interno questi grani, e quindi proprio dal latino probabilmente il nome melagrana. Da un punto di vista nutrizionale, 100 grammi di melagrana apportano all'incirca 80 calorie. È molto ricca in sali minerali, soprattutto potassio, ferro, magnesio, rame, manganese, ma anche vitamine come la vitamina C, la vitamina K e i folati. Ma dobbiamo dire che in realtà la grande ricchezza del melograno deriva da tutto un insieme di principi attivi che contiene, a partire dai tannini, l'acido ellagico, l'acido gallico, la luteolina, la quercetina. E tutte queste molecole in effetti rendono la melagrana un frutto dall'ottimo potere antiossidante, maggiore addirittura a quello del vino rosso e del tè verde. Questo fatto ovviamente ha reso la melagrana un oggetto di studio negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di prevenzione di determinate patologie tumorali. In realtà sono in corso diversi studi che si stanno occupando proprio di questo, sono ancora in una fase molto preliminare, però si stanno appunto approfondendo queste sue capacità di prevenzione di patologie, soprattutto tumorali a livello del colon, del seno e della prostata. Ma la cosa interessante è che si è scoperto che queste capacità della melagrana derivano soprattutto dal succo, cioè dall'insieme di tutte queste molecole, di questi principi attivi, piuttosto che dalle singole molecole estratte dal frutto, proprio a significare che la sinergia di tutte queste molecole contenute all'interno della melagrana dà l'effetto benefico. Ma quelle che sono le altre proprietà sono lo stesso molto importanti e le andiamo ad elencare. Sicuramente è un frutto molto ricco di fibre, quindi aiuta la peristalsi intestinale e contrasta la stitichezza. Sempre il succo ha delle ottime proprietà antibatteriche, è ricco di potassio, quindi ha un buon effetto diuretico e anche di controllo della pressione arteriosa. Contiene vitamina C, come detto, che quindi oltre ad avere un effetto antiossidante aiuta anche il sistema immunitario. È ricco di acido folico, quindi importante per donne in gravidanza, aiuta ad alleviare i sintomi della menopausa, e diversi studi ne hanno dimostrato anche l'efficacia come antinfiammatorio nei confronti di alcune patologie come l'osteoartrite o l'artrite reumatoide. È un frutto quindi che vale la pena consumare nella sua stagione, quindi che è questa autunnale, con una porzione media intorno ai 150 grammi. Lo possiamo consumare così com'è, quindi sgranando semplicemente i grani contenuti all'interno come spuntino a fine pasto, oppure come succo o estratto o spremuta.
Si presta però in cucina anche alla preparazione di marmellate, liquori, gelati, oppure per condire insalate e miste o preparare dei secondi piatti di carne o di pesce un po' più elaborati. Ovviamente quando acquistiamo o raccogliamo un melograno dobbiamo fare attenzione che sicuramente dobbiamo essere consapevoli del fatto che nel momento in cui lo stacchiamo dalla pianta la maturazione si interrompe, quindi li dobbiamo cogliere quando sono pronti al consumo e devono essere soprattutto, si devono presentare con un certo peso, non devono avere delle ammaccature o delle parti molli sulla corteccia esterna e avere una colorazione insomma che sia come da seconda delle varietà, diciamo un po' più rossa o rosa e quindi della giusta maturazione. Il gusto ovviamente dipende dalle varietà, ce ne sono diverse, alcune sono molto zuccherine, altre più agrodolci, altre ancora molto più acide. Non ci sono controindicazioni particolari al consumo della melagrana, se non che nei casi di iperuricemia, oppure per quanto riguarda soprattutto i disturbi gastrici, perché magari essendo un frutto un po' più acido può dare fastidio a chi soffre di patologie gastriche, di fare attenzione con gli estratti della corteccia perché è tossica ad elevate dosi, e infine il suo succo, diciamo, è sconsigliato per chi si trova in una situazione di sovrappeso, obesità oppure di diabete. Bene, io come sempre vi rimando all'articolo che trovate sul sito sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre, come è successo in questo caso, a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per proporre degli argomenti che volete vengano trattati nella nostra rubrica e vi do l'appuntamento alla settimana prossima con la rubrica Nutrizione e Benessere, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!